Le interviste raccolte ieri nel corso del nostro sondaggio testimoniano in maniera inequivocabile che i gelesi non vogliono più stare con Caltanissetta e sono propensi ad aderire alla Libero Consorzio di Catania. Questa è la volontà popolare che il 28 maggio prossimo dovrà essere sancita dal Consiglio Comunale se non dovessero esserci impedimenti. La partita si giocherà poi con i nostri concittadini che devono essere informati sulle questioni che riguardano lo sviluppo del nostro territorio. Ripeto, e questo è una, a mio avviso un'opportunità, una grande opportunità, l'ho detto in maniera sintetica, è l'unica opportunità se riusciamo ad abbattere anche, diciamo, gli ultimi ostacoli che sono legati alle ultime titubanze al tempo. Si lavora alacremente in questi giorni. Proprio ieri si sono svolti ben due incontri, uno a Mineo con i sindaci della fascia sud di Catania ed uno a Caltagirone con quelli della fascia sud della provincia di Caltanissetta. L'opportunità è una di quelle che poi passano alla storia, quella di creare un libero consorzio, mettere insieme dei comuni che hanno storia, cultura e servizi condivisi. E questo credo che sia una cosa importante. Ovviamente il percorso, visto che la legge non è detta, non dà certezze né dà contenuti, deve essere individuato dai comuni. Stiamo cercando di fare questo, dobbiamo farlo nel tempo necessario, ma nello poco tempo che ci viene dato dalla legge, ma nello stesso tempo siamo con la consapevolezza che stiamo facendo qualcosa di importante. Se ci muoviamo assieme, insieme, Caltagirone, Gela, Piazza del Marina, non è il libero consorzio di Catania che ci attrae, ma quella voglia di stare assieme a questi quattro comuni e non solo, naturalmente assieme a Butera, assieme ad altre realtà che sono vicine a questi territori. Siamo convinti che assieme faremo grandi cose e ce la possiamo giocare. Ma l'interrogativo rimane, si aderirà alla Libero Consorzio di Catania o se ne creerà uno nuovo? Lo abbiamo chiesto a Filippo Franzone, portavoce del Comitato per lo Sviluppo dell'Area Gelese. L'unica scelta rimane l'adesione a Catania e poi si potrà vedere in futuro se poter costituire all'interno di quel consorzio il nuovo libero consorzio. Giuseppe Alessi, componente del Comitato per lo Sviluppo dell'Area Gelese, è fiducioso. Alla fine Gela aderirà al Consorzio di Catania. Questo per me rappresenta, diciamo, una tappa storica per la città che si è raggiunta dopo 2 secoli e verrà sicuramente vidimata il 28 di maggio, di mercoledì, dal Consiglio Comunale di Gela.